Campionato nazionale AXI, campionato della montagna, si parte da Pulfero e dopo 30 km, dei quali gli ultimi 7 in salita, si arriva a Monte Maggiore. La gara di oggi, il Gran Premio di Sterminza, organizzato dall'Associazione Sportiva Chiarcosso Help Haiti, ha assegnato i titoli tricolori 2019. Quasi un centinaio i partenti, giornata uggiosa in partenza, ma poi per fortuna uscito un bel sole a riscaldare gli atleti e soprattutto a dare la stura alla festa per i nuovi campioni nazionali 2019. L'organizzatore di questa GP, Gran Premio di Sterminza, ma anche Campionato Nazionale della Montagna, Sante Chiarcosso, che lo conosco nel periodo in cui hai tutte le corse per Haiti, fra 10 giorni, in 2 settimane la Gran Fondo per Haiti, ci hai messo anche questo, insomma non ti fermi mai. Ma non mi fermo perché c'è una specie di legame ormai con questa terra. Questo è il terzo anno, anzi il quarto, che andiamo a organizzare la Gran Fondo, è un impegno grosso. Abbiamo abbandonato il Matayur, che è un po' l'emblema di questo territorio, e allora abbiamo ideato questo campionato nazionale. Io, come ho detto prima, mi sono commosso quando sono partito a vedere il gran bel territorio che abbiamo. Forse non abbiamo la cultura per dire che il nostro è un gran bel territorio, che la nostra friulanità ha tante qualità, tanti valori da trasmettere alla gente. Mi stanno facendo tutti i complimenti per l'organizzazione, ma io l'organizzazione ce l'ho con i sindaci, ce l'ho con i miei collaboratori, ce l'ho così, nella mia friulanità e la friulanità di tutti. Quindi bello quello che abbiamo fatto e sono contento comunque, visto che non andiamo su quelle salite con la Gran Fondo, di aver finalizzato una giornata per dedicare al territorio. Sante, li hai citati i sindaci, e quindi da sindaco Zufferli di San Pietro, ma anche il sindaco Melissa, il sindaco di Savogna, tutti hanno sposato questa causa, e bisogna dire c'è andato anche un grosso impulso, diciamo. Allora, guarda, io ho 30 anni che organizzo, sono un imprenditore, sono uno friulano vero, di quelli che vuole la concretezza, vuole le cose fatte bene, vuole le cose fatte con un certo criterio, e una volta fatte bene con criterio dobbiamo sponsorizzare qualcosa, cioè per Haiti nel mio caso. Vuoi che ti dica, aver trovato qui della gente che è disponibile come questi sindaci mi è stato veramente una sorpresa e mi ha fatto molto piacere, ed è per quello che ho continuato a organizzare. E diciamo che d'ora in poi io mi devo dedicare un po' più a Haiti e meno al territorio. Certo, con queste persone che hanno questo spirito creativo per il loro territorio mi mettono in difficoltà, è una bella difficoltà. E salutiamo anche il sindaco Cendou di Savogna, che è il territorio dove c'è la salita di Monte Maggiore, che è stato il tratto finale di questa gara. Ultima domanda, però è obbligatoria: progetto per Haiti dopo questa giornata, prosegue ovviamente, il prossimo step qual è e qual è lo stato dell'arte? Allora, per Haiti, giù ad Haiti ci sono dei grossi problemi, diciamo che dai contatti che ho avuto sicuramente le dogane sono aperte, quindi la nostra casetta per le bambine, che dobbiamo garantire una certa logicità di continuazione nel progetto, dovrebbe essere fatta. Appena le cose si calmano, nessuno ne parla, ma nemmeno il Papa ne parla, che parla di tutti, ma per dire, anche 4 giorni fa, fra le varie sessioni, i morti non è che li mettono sopra l'immondizia, scusate la così. Questo è Haiti. No, noi siamo contenti di portare avanti questo progetto. Mi piace, l'unica notizia buona che porteremo giusto a casetta, ci vorrà un anno e mezzo, quello che serve. Questo è il progetto. Grazie Sante, in bocca al lupo per la corsa per Haiti e buon allenamento, anche perché so che la correrai. È certo che la corro, fa parte del gioco. È quello che mi dà la carica per continuare. Saluto e grazie a tutti voi. La neocampionessa d'Italia femminile di crono scalata, in realtà sarebbe il campionato nazionale della montagna, che non so bene come definire questo tipo di gara, ma complimenti, l'hai vinta. Grazie, grazie. Come è andata? È andata benissimo, un percorso meraviglioso, devo dire, un'organizzazione fantastica. Mi sono oltretutto divertita, oltre che aver faticato, e una splendida salita.
Insomma, devo dire un'esperienza bellissima e sono molto felice di essere venuta qui. Senti, tu conoscevi già la salita di Strelmizza Montemaggiore? L'avevi già fatta oppure è la prima volta? No, ahimè, è la prima volta che la faccio, per cui sì, a maggior ragione, insomma, devo dire un'esperienza nuova. Le cronoscalate le faccio ma nella mia zona. Questi posti sono stupendi, devo dire la verità, proprio. Poi abbiamo anche avuto fortuna con il tempo oggi. E questa stagione quali sono gli altri obiettivi? Perché adesso dovrei andare in giro, immagino, con la maglia tricolore. Per fare che cosa? Allora, insomma, la stagione precedente sono stata al Mondiale di Varese. E questa stagione vorrei qualificarmi nuovamente per andare al Mondiale in Polonia. E poi ho un'altra meta che sarebbe l'Ultra Cycling Tre Confini, self-supported, che si terrà a giugno. Sono 360 km di giro per 7400 metri di dislivello, per cui questo è un bel allenamento. Sì. Ultima domanda, la salita, allora, negli ultimi 7 km, lasciamo perdere i primi 23 di salita, ma nei 7 km il punto in cui hai fatto la differenza qual è stato? Anche per far capire a chi ci guarda, che poi successivamente percorrerà quella strada, dove fare effettivamente la differenza? Allora, mi sono tenuta abbastanza bassa, diciamo, i primi 4-5 km, e poi la differenza la si fa proprio gli ultimi 2 km e i 500 metri e poi a tutta. Barbara, grazie e complimenti di nuovo. Grazie a voi e complimenti nuovamente per l'organizzazione. Ci rivediamo sicuramente la prossima edizione. Grazie. Il neocampione d'Italia dei Super Gentlemen non è ovviamente l'unico titolo che ha vinto nella sua vita Nino Canesi, però penso che faccia piacere. Beh, sì, diciamo che è stata una sorpresa anche per me, anche perché vengo fuori da un momento non tanto felice a livello così fisico. Ho avuto una bronchitella, però ho cercato di tenere duro, di prepararmi comunque. Quest'oggi ho fatto fatica, però ecco, in queste gare qua così amatoriali, perché io ripeto sempre, l'amatore deve essere amatore fino in fondo e bisogna partecipare, ecco. Se uno partecipa e sa di aver fatto il suo, forse qualcosa viene fuori. Il divertimento è tanto, anche perché ci si aspettava la pioggia, invece poi alla fine è uscito anche il sole. Mi raccontavi che tu conosci la salita, però bisogna sempre farla questa salita, sono 7 km tosti. Sì, sono 7 km che non ti danno tanto respiro, è una pendenza media del 10%, e diciamo che farla quando la fai come cronoscalata, come l'abbiamo fatto più volte nel trofeo dello scalatore qui in Friuli, la devi prendere in una determinata maniera, ma anche perché parti comunque bello fresco. L'ho fatta anche nelle Gran Fonde, la Iti, che era la prima salita della Iti, ma lì parti così in gruppo, quindi la gestione è un po' diversa e hai sempre qualche avversario vicino. Qui oggi era anche con qualche avversario vicino, però ti devi concentrare su te stesso, ti devi conoscere soprattutto. Prossime gare a questo punto con la maglia tricolore di campione della montagna addosso, qual è l'obiettivo? Oddio, visto che adesso appunto questa maglia cercheremo di onorarla in qualche manifestazione, appunto, perché questa maglia, appunto, essendo la maglia dello scalatore, penso che se la si possa usare solamente nelle gare in salita, naturalmente. Però ecco, io non mi sono mai definito uno scalatore, però uno che si è sempre difeso, ho corso tantissimi anni, ma scalatore puro non lo sono mai stato, però diciamo che non sono mai stato neanche fermo, ecco. Diciamo che sei un passista della bassa che si difende anche in salita. Hai una dedica particolare? Ma sì, io intanto ringrazio gli organizzatori e tutto lo staff dell'ACSI regionale, perché queste manifestazioni, ecco, portare un campionato italiano in Friuli non è da tutti i giorni, quindi bravi loro, bravi a aver portato questa manifestazione appunto in questo nostro Friuli, anche tra l'altro in una zona delle valli della Tesone, proprio ormai vicino alla Slovenia, ecco. Quindi ecco, la dedico a loro e anche alla mia famiglia, alla mia compagna, e a mia mamma e a mio fratello, che mi stanno sempre vicino, che mi coagliano diciamo nel contesto dei miei sacrifici, che però sono anche i loro.
Grazie. Dato che ci sono, mi unisco anch'io ai saluti per la famiglia Canesin. Complimenti, in bocca al lupo, ci vediamo nelle prossime gare. Grazie, alla prossima. Il nuovo campione d'Italia Junior, Matteo, viene dalla Spezzato Bike Team. Bene oggi? È andata particolarmente bene, non me l'aspettavo, anche perché è stata la prima gara della stagione. Sono rientrato dopo un anno un po' travagliato, diciamo. Ripreso ad allenarmi bene l'ultima settimana, è andata molto bene, sono molto soddisfatto. Direi molto bene, sì, perché insomma una settimana di allenamenti, già campione d'Italia, com'era il percorso? Il percorso, beh, lo conoscevo già, a parte il primo tratto che abbiamo fatto in pianura, prima della salita, i primi chilometri, poi la salita, ecco, è come me la ricordavo, è stata come me la ricordavo, duro l'ultimo tratto, l'inizio ho controllato la situazione, poi quando c'è stato il momento di fare il forcing decisivo sono riuscito a impormi sugli avversari. Sei venuto qui oggi per vincere o solo per testare la condizione? Beh, quando c'è un passato comunque che ho vinto, in cui ho vinto già gare, l'idea di poter vincere c'è sempre, parti sempre col presupposto di poter vincere. Come ho già detto, non mi aspettavo di avere già questa condizione e sono stra soddisfatto. Ultima obiettivi quindi quest'anno, è già una maglia tricolore anche da onorare in altre gare come questa, ma soprattutto anche nel circuito. Certamente sarà un onore per me portare la maglia col tricolore e la difenderò e la onorerò per tutta la stagione. E obiettivi, beh, ci sono anche dei circuiti e altre gare in cui posso fare assolutamente bene. Speriamo vada tutto per il meglio. Matteo, in bocca al lupo. Grazie, altrettanto. Campionato della montagna AXI 2019, il Friuli e il Gran Premio di Stalmizza ha assegnato le maglie tricolori di quest'anno. Siamo con Franco Bon, che è il delegato provinciale, cioè l'autorità che soprasiede a questo tipo di eventi localmente. Franco, un centinaio di partenti circa, forse il tempo non ha aiutato, in realtà le previsioni non hanno aiutato, perché poi la giornata è stata meravigliosa. Eh sì, dispiace, perché in effetti le previsioni del tempo non ci hanno dato una mano, quindi probabilmente hanno tenuto lontano sia coloro che magari vengono da fuori, sia forse gli specialisti puri delle cronoscalate, perché questa è una gara un po' in linea, no? Perché c'è una partenza e poi la scalata. Diciamo che gli amanti delle cronoscalate oggi non c'erano, almeno non ne ho visti, quindi erano praticamente coloro che amano le gare in linea e che quindi poi hanno sfruttato e hanno fatto anche la bellissima salita di Ieronizza, che da quando è stata riasfaltata è meta di tutti i nuovi corridori, perché preferiamo fare quella che è in ombra piuttosto che quella esterna. Ho chiesto prima a Edaldo Scipioni quali siano i numeri a livello regionale, perché mi pare che se guardassimo solo agli eventi che vengono organizzati il delta di crescita è assolutamente incoraggiante. Tesserati invece? No, i tesserati bene, ancorché ci siano state quest'anno tre società, almeno per quanto riguarda Udine, tre società che hanno chiuso i battenti, ma questo è un problema che secondo me si porterà avanti nel tempo. No, il numero dei tesserati, siamo in crescita rispetto all'altro anno, non di molto, ma siamo in crescita, per cui siamo soddisfatti. C'è da dire che, appunto, come anticipavo prima, potrebbero calare nel tempo le società, perché gli oneri burocratici, i costi, eccetera, di certo non aiutano le associazioni sportive che si avvalgono del volontariato e quindi sono sempre più in difficoltà. Se non c'è un aiuto da parte della regione o con i contributi regionali, qui dovrò spendere parole non certo incoraggianti per quello che ho visto sull'ultimo bando dello sport, difficilmente tante società andranno avanti. Sono le società amatoriali, perché forse qualcuno non l'ha capito, che è lo sport amatoriale che tiene in piedi un po' tutto, non sono solo le gare di quelle poche gare di federazione. Noi come ente di promozione sportiva facciamo tra noi e Pordenone una cinquantina di gare. Noi l'altro anno abbiamo fatto 5.000 erotti partenti,
con un indotto di altre 3.000 persone che vengono a vedere. Se questo non è interessante per la regione, allora mi facciano capire quali sono gli interessi veri della regione. Anche perché siamo in una zona turisticamente da valorizzare e io vedo gente che arriva da tutta Italia e anche dall'estero, perché ho visto anche delle targhe straniere venute qui per vedere il territorio e per gareggiare non solo a livello agonistico ma anche a livello amatoriale, come dicevi, quindi è quello lì bisogna puntare. Difatti non si capisce come mai dall'ultimo bando praticamente siamo rimasti tutti esclusi, nonostante, come dicevi, ci sia queste manifestazioni, portano gente da, c'è gente da Biella, da Novara, da Treviso, da Verona. Se no questa non è promozione del territorio, ritorno al discorso di prima, noi su 50 gare tocchiamo 50 comuni diversi in regione. Se non è promozione turistica questa, mi spieghino qual è la loro promozione turistica, perché ripeto, siamo gli unici che lavoriamo a livello amatoriale con numeri che, come dicevo prima, viaggiano sui 5.000-6.000 partenti l'anno. Non si riesce a capire come mai, però non ci fermeremo qui, ovviamente andremo un po' avanti con le nostre azioni. Ultima domanda, Franco, torniamo alla gara. Ci sono le maglie assegnate, chi dei tuoi, quindi dei friulani, anche per capire a chi dobbiamo chiedere di pagare da bere? Chiedere di pagare da bere, adesso vediamo, di certo uno è Canesin Daniele di Cervignano, della bike Canesin, e gli altri stiamo un attimino vedendo, ci sono altre tre posizioni se non vado errato. Mi dispiace un po' per Sante Chiarcosso, che è arrivato secondo, l'organizzatore della manifestazione è arrivato secondo e ha perso la maglia perché l'ha presa un atleta di Treviso. Però l'importante per noi, in effetti, no, qui non ci sono ambizioni particolari. L'importante è che chi è venuto abbia apprezzato la manifestazione a livello organizzativo, a livello sicurezza, perché è quello su cui puntiamo. Siamo stati fortunati col tempo. Quindi diciamo che la giornata è andata molto bene, adesso con le premiazioni poi aspetteremo anche la valutazione dei premiati e di chi ha partecipato, chiaramente. Grazie Franco, e comunque domenica ci sarà un'altra gara, quindi non è che stiamo qui a festeggiare più di tanto. Non stiamo a perdere tempo, perché nell'arco dei prossimi 20 giorni abbiamo 7 gare, quindi non sappiamo come occupare il tempo praticamente. E quindi vedremo, insomma, la prossima che abbiamo è già a Enemonzo, che è campionato regionale cross country, poi a seguire ci sarà Vermegliano, ci sarà Verzegni, c'è la corsa per Haiti. Basta, mi fermo dopo mi fermo, perché ce n'è tantissime fino al 13 di novembre. San Pietro alla Tisone, il punto di partenza, di arrivo e di ritrovo, oltre che dei festeggiamenti per il campionato nazionale della montagna Grifatto AXI, e siamo con Eraldo Scipioni, che dell'AXI è il referente regionale, presidente del movimento regionale. Eraldo, è uscito anche il sole alla fine, una bella giornata. Sì, si temeva la pioggia, invece ci ha risparmiato il tempo, veramente eccezionale la manifestazione. Anche il riscontro dei partecipanti è stato buono, poco più di 100. Naturalmente con queste gare da specialisti non si poteva attendere di più. Comunque un grosso ringraziamento va alla società Chiarcosso, che ha organizzato questa manifestazione veramente in modo eccezionale, curata in tutti i suoi punti. Eraldo, due cose da dire. La prima, l'AXI nazionale si fida del movimento del Friuli Venezia Giulia, assegnando proprio a una società locale dell'AXI, affiliata all'AXI del Friuli Venezia Giulia, questa organizzazione. E poi ce ne saranno altre di questo tenore? Allora, per quanto riguarda quest'anno, mi sembra che in Friuli non abbiamo richiesto, questa è l'unica a livello nazionale. Ma comunque negli anni scorsi è stato il campionato italiano marathon e altri vari tipi di campionati richiesti. Naturalmente le specialità non sono tantissime, e d'altronde il nazionale deve soddisfare tutta Italia per questo tipo di manifestazioni. Ultima curiosità, Eraldo Scipioni, abbiamo i campioni tricolori, la stagione però prosegue, poi ci sono altri circuiti, altri tornei sia in provincia di Udine sia in provincia di Pordenone. I numeri a livello regionale stanno crescendo o cosa?
Sì, abbiamo notato come partecipazione sia su strada sia sui mountain bike che sono leggermente aumentati. Speriamo, noi stiamo cercando di dare un prodotto sempre più migliore, sempre più in sicurezza. Adesso sta ai concorrenti gratificarci di ciò che gli diamo.